L'8 marzo declinato quale giorno di lotta, la data preposta ormai da tempo a festeggiare la donna, ora presa a prestito quale occasione per sostenere e aiutare quante subiscono vessazioni e violenze. A Taranto e provincia il movimento Non Una di Meno, l'obiettivo mutuare l'8 marzo in una giornata di lotta. Chiediamo a tutte le donne, ma non solo alle donne, di esserci vicino in questo 8 marzo che dobbiamo assolutamente mutuare da una giornata di festa, molte volte in maniera anche abbastanza discutibile, in una giornata di lotta. Credo che non abbiamo più tempo, non è più il tempo di festeggiare questo. Non Una di Meno a livello nazionale ha preparato una piattaforma con 8 punti per l'8 marzo. Sono 8 punti importanti dove noi in qualche maniera, in tutte le sue forme, contrastiamo la violenza. Parliamo di precariato, parliamo di tanti aspetti, la piena applicazione della Convenzione di Istanbul e la 194 che ritorna comunque in auge adesso, se ne sta discutendo tanto, per cui c'è bisogno di rimettersi in gioco e riprenderci questa giornata di lotta. Noi abbiamo chiesto al Comitato Pari Opportunità di sostenerci in questa iniziativa e devo dire da subito hanno accolto questa proposta e hanno patrocinato l'iniziativa, quindi abbiamo trovato una grande disponibilità, per cui chiediamo anche agli avvocati di sostenerci in questa iniziativa. Un movimento, Non Una di Meno, costituito a Taranto e presente non solo in Italia ma in ben 30 nazioni. Un'iniziativa globale a cui hanno aderito anche le donne, ma non solo. Non unicamente mimose, cioccolatini e frasi ad effetto per celebrare la donna, ma soprattutto rispetto e pena certa per chi violenta, uccide, perseguita, sottomette una donna. Questa iniziativa dell'8 marzo abbiamo raccolto l'invito, come potete vedere, Non Una di Meno. Non Una di Meno è l'iniziativa che si è estesa a livello mondiale, partita in Argentina, estesa in Europa, in Polonia e poi divulgata adesso in tutto il mondo. Questa non è soltanto una festa, questa è un'occasione per consentire a tutti di poter riflettere su una peculiarità. La donna ancora nel 2017 subisce violenza all'interno della famiglia, subisce violenza fuori dalla famiglia, subisce violenza a volte proprio anche nel posto di lavoro. Una cosa molto importante è che queste occasioni devono diffondere un principio fondamentale: le violenze vanno denunciate. In Italia abbiamo delle bellissime leggi, ma purtroppo abbiamo un handicap, non abbiamo la certezza della pena ed è quella per la quale gli avvocati di Taranto si battono.